Come hanno retto, come stanno reggendo i mezzi pubblici a questa sfida, i mezzi pubblici della capitale? Lo chiediamo al nostro ospite collegato con noi, buonasera, a Claudio De Francesco, segretario della Faesa Sicel del Lazio. Ben trovato. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. La prima domanda è questa: come va? Come stanno reggendo i mezzi? Beh, io guardi, una vergogna simile non l'ho mai vista in vita mia, cioè. E il Covid sembra che non esista solamente per gli autoferrotranvieri, per i lavoratori del trasporto pubblico locale, perché il governo che paga una task force di 450 persone aumenta la capienza dei bus all'80%, cioè una cosa mai vista, l'80% di un bus, se un bus porta 100 persone, l'80% sono 80 persone, io ho foto di assembramenti mai visti, ma la salute dei cittadini e dei lavoratori, ma questi scienziati della task force che noi paghiamo profumatamente, ma li prendono i mezzi pubblici? Li invitiamo a prendere i mezzi pubblici la mattina alle 8, alle 8 e mezza? È una vergogna inverosimile. Sembra che il virus non esista, e vediamo anche nelle ore di punta del primo pomeriggio. Ma ci rendiamo conto di cosa stanno creando? Vogliono loro che aumentino i contagi, poi manteniamo le distanze, laviamoci le mani, basta, con questi bacchettoni. Allora, o c'è il virus o non c'è. Se c'è, devono essere rispettate le regole anche nei bus. L'80% della capienza nei mezzi pubblici è una dichiarazione di guerra, e noi l'accettiamo a questi scienziati del governo. Le chiedo se prima, diciamo, della ripresa dell'attività, chiamiamola più normale, ecco, prima del mese di settembre, a voi dipendenti del trasporto pubblico è stato dato una sorta di vademecum. Cosa vi è stato detto di fare? Chi e come deve far rispettare la capienza? Per quanto riguarda ADAC, sono state date indicazioni, sono state fornite anche le mascherine. Ricordo che però che in piena pandemia i lavoratori hanno lavorato senza dispositivi di sicurezza, poi sono arrivati e anche la catenella che separa l'autista, anche la porta davanti che non si apre, ora con l'80% della capienza, mentre invece salta tutto, e è finito tutto, è passato tutto. Ma questo 80% chi deve farlo rispettare? Secondo loro noi, gli autisti, andassero a dormire, ma facessero una bella cosa, sono strapagati, ma se ne andassero a casa, dassero le dimissioni, perché sono veramente incapaci. Il ministro dei trasporti è un incapace mai visto, quindi si dimetta, dia le dimissioni, altrimenti questa dichiarazione di guerra è accettata e sarà guerra a livello nazionale. Spero che anche le grandi organizzazioni sindacali scendano in campo a far rispettare i diritti dei lavoratori, anche dei cittadini, perché ricordiamo che gli assembramenti è un pericolo anche per i cittadini. Io devo, per dovere professionale, dissociarmi dai giudizi che dà sulle cariche istituzionali. Le chiedo però, nella quotidianità, quali sono per punti le difficoltà che incontrate nel mantenere una normalità che non è una normalità, ovviamente, in questo assolutamente periodo? Assolutamente non è una normalità. Io le racconto solo questo. Dopo la riapertura, dopo il lockdown, noi abbiamo avuto 43 aggressioni, ritorno a dire 43 aggressioni al personale viaggiante, solamente perché dicevano dovete indossare la mascherina, o perché non compete a noi, ma l'educazione civica che hanno i lavoratori di ADAC comporta anche questo. Con l'educazione si dice di indossare la mascherina e ci sono state aggressioni. Poi però è stata firmata solo un'aggressione di un dipendente ADAC che ha reagito. Per amor di Dio, ha sbagliato con il gesto, però fatalità, solo un'aggressione è stata presa. Quindi noi dovremmo far rispettare le regole. Dove sono i droni? Dove sono la polizia municipale, la polizia, la guardia di finanza che andava alla caccia agli italiani? Oggi pari di tutti, cioè stavamo sotto assedio, oggi che servono a darci una mano non ci sono per niente, dobbiamo fare tutto da soli. No, non ci stiamo. Quindi il ministro degli interni e il ministro dei trasporti devono ottenere immediatamente un tavolo dove si discute per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, altrimenti questa dichiarazione di guerra, che il garante dica
ah, questi scioperi non si devono fare, è l'unico strumento che abbiamo, altrimenti scenderemo in piazza e sarà uno scontro vero e proprio. Ci arriviamo tra poco allo sciopero, le chiedo però, e magari ci spostiamo sul fronte di qualche buona notizia, perché a Roma in particolare una delle cause di insicurezza anche per voi operatori, oltre che per i passeggeri, è il fenomeno dei cosiddetti flambus, dovuti, lo sappiamo, anche a un parco macchine particolarmente vecchio e usurato. Anche quest'oggi, ma lo ha fatto spesso nei giorni scorsi, la Sindaca Raggi, ad esempio, ha presentato delle nuove vetture che saranno in circolazione oggi a Roma Nord, nella zona di Prima Porta, di Grotta Rossa di Fidene, nei giorni scorsi in altri quartieri di Roma. Si sta andando però da questo punto di vista nella direzione che auspicavate? Allora, assolutamente sì, fortunatamente le vetture cominciano ad entrare dopo la gara Consip, però voglio raccontare un aneddoto che nessuno scrive su Facebook, oppure l'assessore o la sindaca dicono. È l'unica volta che le vetture vengono acquistate, il comune anticipa, ma ATAC mensilmente li paga, è la prima volta che si ripaga ATAC da sola, mentre la proprietà al 100% del comune, che ne dica che ha fatto il concordato preventivo e poteva fare un'altra cosa, il 183 bis, che poi avrebbe messo in salvo l'azienda, mentre invece ha depositato il debito di Roma TPL, l'ha depositato in ATAC. Oggi, con la crisi che è avvenuta, stiamo in netta difficoltà economica, però i mezzi stanno arrivando, ma ce li siamo comprati da soli, a differenza di altri sindaci come Alemanno e Marino, che li avevano acquistati e non hanno chiesto nulla ad ATAC, anche perché ATAC è un'azienda che può fare un ricavo massimo del 60%, perché ricordiamo che la politica vuole che si mantenga, e anche io, un prezzo sociale per il biglietto, quindi possiamo fare un ricavo massimo del 60%. E allora questa volta loro si pregiano che hanno comprato i bus, ma non l'hanno comprati loro, la proprietà è di ATAC, perché ATAC li paga profumatamente, non hanno pagato niente loro, hanno anticipato e noi glieli ridiamo. L'ultima cosa, mi dica qual è la piattaforma, diciamo, dello sciopero dei trasporti indetto per il 25 settembre. Non l'avete organizzato voi come sigla, ma aderite a questa astensione, anche perché, e glielo dico scherzando, deve convincere anche i cittadini che questo sciopero in concomitanza con quello della scuola, insomma, abbia ragioni ben fondate per esistere. Allora, è uno sciopero generale indetto da una sigla autonoma. Noi aderiamo al 100% a questo sciopero, anche perché comprende uno sciopero generale, comprende tutte le categorie, cioè immaginiamoci le scuole come stanno ridotte, vediamo i banchi, mancano le mascherine, e i bambini che vengono ghettizzati, se uno ha la febbre vengono isolati, cioè non ci sono regole da rispettare, mancano i professori, i bus che sono strapieni, quindi questo sciopero è a tutela dei cittadini, anzi chiedo aiuto e supporto ai cittadini affinché vengano a darci una mano, perché veramente chi ci governa non ha il senso della realtà, non vive la vita quotidiana. Ricordo che all'inizio qualcuno prendeva i bus e si faceva delle fotografie e metteva post su Facebook dove dicevo prendi i mezzi pubblici, oggi va in giro con una macchina blu e 7 macchine di scorta. Quindi chiedo ai cittadini di darci una mano, perché è per il bene loro, per il bene nostro che lavoriamo, ma per il bene dei nostri figli. Grazie mille, segretario, e buon lavoro. Grazie a voi.